Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi in diretta 27 maggio del 2020 e come sempre il martedì ogni tanto riesco a darmi un attimo di pace dopo la puntata, quindi mi metto insomma in modalità senza zuppa. Però in realtà oggi, ieri non è che ci fosse troppo sui giornali, mentre è molto più interessante quello che ci scrivono oggi. Io ho fatto una sintesi di quello che è il comportamento di tutti quanti noi nei confronti di questo Covid e ovviamente come sempre dei giornali. Allora, che cosa abbiamo scoperto oggi? Diciamo che le notizie drammatizzanti sono l'apertura del giornale unico del virus, le notizie invece che potrebbero farci riflettere sulla necessità di tutte le minchiate che stiamo facendo invece sono le pagine principali, no? Le pagine principali, morti, non morti, sì, i morti purtroppo non riescono più a dirli, però il fatto della chiusura della Lombardia. Però voglio andare avanti sulle, mettiamo come se fosse una bella pagella, quella che non avranno i nostri ragazzi. No all'ultimo giorno di scuola. C'era lì di far sì che i ragazzini almeno l'ultimo giorno di scuola in maniera diciamo simbolica lo facessero insieme, ma il comitato tecnico-scientifico ha detto di no. E chi sono questi? Questi sono quelli che ci hanno comandato negli ultimi mesi e noi facciamo pippa, facciamo finta di nulla. Il comitato tecnico-scientifico è quello che di fatto con i suoi comportamenti ha decretato i vostri protocolli di sicurezza, ha decretato che le signore dalle finestre denuncino, o i signori denuncino i ragazzini che stanno per strada o i quarantenni che stanno per strada perché gli dicono state facendo un assembramento. No all'ultimo giorno di scuola. Poi il sindaco Sala, perché c'è sempre un sindaco che deve prendere in mano, basta vedere, ieri io sono rimasto impressionato perché mi hanno mandato una foto del sindaco Sala, che io ritengo e ritenevo un ottimo organizzatore dall'Expo in poi delle questioni e soprattutto non un retorico, ma quando vedo il sindaco Sala sull'ultimo piano del Duomo di Milano con dietro le frecce di colori, tutto vestito di blu, mi sembra che gli abbia preso un po' la mano, gli abbia preso un po' la mano perché il sindaco Sala ha deciso che io non posso prendermi un aperitivo al Tommasi, oppure non so, posso andare a oppure non posso andare sui Navigli perché dalle 7 in poi non si può più andare a prendere un aperitivo a Milano, cioè il coprifuoco a Milano, la città che dovrebbe riprendere. Il sindaco di Milano sta distruggendo quello che il commissario all'Expo aveva creato, perché se fosse stato per gli stessi paurosi cagasotto che esistono oggi, non avremmo fatto l'Expo, perché avrebbe costava troppo, perché rovinava il territorio, era totalmente inutile, arrivavano miliardate di persone a dire invece noi grazie alla Moratti l'Expo l'abbiamo fatto e Milano è diventata quella che è diventata. Oggi quello che è contribuito, ovviamente come dipendente, a rendere grande l'Expo sta contribuendo a rendere morta una città che deve rimanere viva. A me non me ne frega niente dello spritz, sia chiaro, a me mi fa pure schifo lo spritz, preferisco una vodka tonic, un Moscow Mule, ma quello non è il punto dello spritz, è il punto è che se tu una città la uccidi nella sua vitalità, nei suoi aperitivi, nei suoi incontri, nella sua voglia di vivere, di consumare, tu l'hai uccisa. Vabbè, comunque, niente ultimo giorno di scuola, niente a Milano dalle 19 alle 7 perché l'ha deciso il sindaco a Sporti, incerta l'apertura. E questo lo decide il governo, no? Certo, l'apertura della Lombardia, dei confini della Lombardia dalla prossima settimana. Allora, ma secondo voi, se il sindaco di Milano decide di non aprire all'aperitivo, e non è che il presidente della regione e Gallera fanno, diciamo, gli aperturisti, perché questo è il clima ovviamente in Lombardia, peraltro è il terreno più colpito dal Covid, se questi fanno i non aperturisti, beh, ma ci sta che le altre regioni dicano, oh, fermi, se siete voi i primi a non farvi gli aperitivi, non ho capito, venite a farli da voi. Cioè, mi spiegate la logica per la quale il sindaco di Santa Margherita deve accettare l'aperitivo del milanese se il sindaco di Milano non gli serve l'aperitivo? Ma me lo dovete spiegare. Io ovviamente capisco i sindaci delle altre città preoccupati se noi descriviamo i milanesi come un gruppo di untori bastardi che vanno a portare il virus in tutto il mondo, che è una stronzata, beh, non capisco perché gli altri li vogliono aperti. Unico, ma poi ne arriveremo. Terza, quarta cosa. E gli altri presidenti ovviamente dicono non vogliamo contagi, quindi cosa, la Sardegna vuole il test dell'immunità, la stessa cosa la Sicilia, la Campania, tutte chiuse. Io poi chiedo a questi presidenti di regione molto umilmente, quando i vostri esercenti, i vostri dipendenti, le vostre casse integrate, le vostre mamme, i vostri figli non avranno un lavoro, non vi lamentate perché siete parte del problema, non siete il problema, ma siete parte del problema perché chiudere tutto e noi siamo non siete coraggiosi a chiudere tutto.
tutto, purtroppo. Voi siete coraggiosi se aprite tutto, non se chiudete tutto. Io ho sentito l'altro giorno Brugnaro, che mi sembra disperato per quello che sta succedendo nella società, sindaco di Venezia, e ha perfettamente ragione, perché questo paese senza turismo, senza aperitivi, senza mosse, senza libertà, è un paese morto. Dall'altra parte ci sono invece 4-5 notizie che i giornali non vi danno con altrettanta evidenza. Beh, la prima è quella del presidente della regione Liguria, Toti, un eroe. Adesso, siccome va di moda dire che tutti sono degli eroi, adesso per me Toti è l'unico che prende posizione giusta, sacrosanta, contro questo cazzo di giornale unico del virus. Mi prendo, voglio i turisti lombardi, mentre purtroppo Sala fa dal segnale tutto chiuso, eccetera, Toti coraggiosamente dice: ma noi dove andiamo se perdiamo il 20% del nostro business che è fatto dal turismo? La Liguria dove va? Ci avete chiuso i porti, non ci fate fare la gronda, ci avete fatto fare un ponte perché è crollato, se no non ce lo facevate fare, perché questa è la realtà del Ponte Morandi, che nessuno ha mosso una pietra in quella regione perché erano tutti contrari alle gronde. Ah, le gronde sarebbero nuovi investimenti in galleria per poterla unire al resto dell'Italia. Toti dice giustamente: svegliamoci, se no siamo morti. Poi i contagi sono ai minimi, ma questo non ce l'hai in prima pagina sui giornali, ce l'hai a pagina 20, pagina 30, contagi minimi. Il virus è meno virulento, dicono alcuni scienziati, sul Corriere della Sera, poi altri lo contestano, però questo dà il senso che minimi morti, minimi contagi, alcuni scienziati dicono che è meno virulento, uno potrebbe avere, non so, un piede un po' più allegro nella riapertura, posto che siamo stati così duri più degli altri nella chiusura. No, 78 i decessi ieri, e vi segnalo che in Italia ogni giorno muoiono 1700 persone, non per coronavirus, per morti naturali o malattie, voglio dire, muoiono 1700 persone, noi stiamo chiudendo l'Italia perché? E poi ci saranno i nuovi contagi. Vi segnalo che sono 22 giorni che è partita la fase 2, quindi i 78 decessi di ieri e soprattutto il minimo dei contagi di ieri è già figlio della riapertura, se sono 15 giorni massimi per i quali uno si può prendere la malattia. Quindi abbiamo riaperto, abbiamo fatto le movide e non ci sono stati aumenti dei contagi. Ma noi, finché non avremo, cioè, il calo totale a zero, e anche quando avremo il calo totale a zero, avremo il comitato tecnico scientifico che, se non ci mette paura, non sa che cosa fare, che ci dirà l'ondata numero 2, che poi ci racconterà un'altra stupidaggine. Questo è il punto fondamentale. Poi l'altra cosa, un altro gigante, è un signore che si chiama Bocelli. In genere, quando Bocelli anche non canta, ma dice una piccola cosa, si prende i titoli di tutti quanti i giornali, è che lui ha donato il sangue perché ha avuto la Covid. Il punto non è questo. Sapete che cosa ha detto Bocelli? Ed è completamente azzerato, se non annegato, nelle pagine interne dei giornali alla riga 45. Troppo allarmismo, non capisco quelli che trattano questa malattia come la lebbra. Questo dice Bocelli. Eppure, lo trovate nei titoli dei giornali? Nessuno! Non c'è un titolo di un giornale che dica questa frase che ieri ha detto Bocelli, e che cioè c'è troppo allarmismo e che lo stiamo trattando come la lebbra. Ma noi cerchiamo di morire nel frattempo di questi decreti inutili del governo, perché poi, voglio dire, se la Lombardia non riapre, io voglio vedere il PIL italiano chi lo fa. Voglio vedere i turisti italiani dove vanno. Poi ci sono tanti lombardi che non la pensano come me, che dicono: guarda Nicola, tu sei un pazzo, stai esagerando, ma perché devi far prendere lo spritz ai ragazzini? E la bellezza. Oggi, come si chiama, Aldo Grasso ci ha degnato di una, di una recensione della televisione, mi paragona a Giordano, insomma, altre volte è stato più generoso con me, oggi mi sembra un po' ingeneroso, perché ho visto la puntata della volta scorsa, e insomma, è un po' criticato, però la cosa fondamentale che dice è che riconosce l'esistenza di questa zuppa, qua dove ci siamo tutti quanti noi. Per me, che un critico televisivo, pur parlando male di me, ma riconosca l'esistenza, anche se con i miei toni considerate lui troppo accesi, troppo populisti, di questa zuppa, e dice che questo ha un tono diverso rispetto a quello della televisione, cosa che tutti voi mi dite ogni volta, perché leggo decine di vostri messaggi che mi dicono: perché non sei anche così in televisione? Mentre lui dice: come mai sei così, diciamo, volgare nella zuppa? Però voi avete capito che ci sono due registri, quello del dialogo da solo con voi e quello invece del dialogo con altri interlocutori in un mezzo completamente diverso. Però, insomma, l'idea che dopo 5 anni questo sia sostanzialmente un format anche televisivo, ma non perché io ci tenga la televisione, ma perché dà il senso della potenza che ormai è diventata questa nostra zuppa sul sito nicolaporro.it, su Facebook, su Twitter, su Instagram e su YouTube, beh, insomma, mi inorgoglisce in quanto editore e community di cui facciamo tutti parte.
Seconda notizia della giornata, andiamo velocemente sui giornali, è la questione di Salvini. E lì la cosa è molto semplice. Salvini ieri doveva essere giudicato dalla commissione per le autorizzazioni a procedere se permettere ai magistrati di processarlo sul sequestro della Open Arms. E sequestro di persona è l'accusa fino a 15 anni che si sarebbe beccato il ministro degli interni che allora decise di tenere al largo dell'Italia la nave Open Arms. Beh, in realtà la giunta ha deciso che non si deve andare a processo. Questa decisione vale zero, perché poi dalla giunta si deve andare in assemblea, cioè intero Parlamento, e decidere se dargli o no, al Senato, decidere o no se dargli il processo. Quindi è semplicemente un fatto simbolico. Ieri è un solo passaggio, fra 30 giorni vedremo come voterà il Parlamento. La cosa ridicola è che su tre navi che ha bloccato Salvini, su una, la prima, l'hanno detto di non andare a processo sia Grillini sia centrodestra. La seconda invece i grillini si sono sfilati e gli allora lo fanno andare a processo. La terza invece, quella di ieri, incredibile, un grillino che ha votato in coscienza ha detto non deve andare a processo e i renziani, così come l'altra volta, si sono astenuti. Vedremo come voteranno al Senato. Al Senato l'altra volta i renziani avevano votato per farlo andare a processo. Questa volta un'intervista che fa Renzi alla Repubblica dice decideremo sulle carte e il giornalista giustamente gli dice, perché fa una domanda banale ma giusta, perché bisogna fare queste domande. Dice, scusi Renzi, ma 30 giorni non sono bastati per leggere le carte? Ed è tutto evidente che non sono bastati, che sono bastati, ma che si tratta di una di quelle mosse tattiche di Renzi. E tra l'altro Renzi dice, su quella nave è andato il nostro capogruppo Faraone, però non vogliamo battere la Lega con mezzi giudiziari. C'è un piccolo problema. Toc toc! Renzi, che l'altra volta l'hai fatto mandare a processo. Allora, insomma, dai, sti giochetti sono come quelli di Bonafede. Cioè, io mi chiedo e chiedo a Renzi, che ha tanto avuto successo nel popolo moderato, come fa ogni volta a confermare l'idea nei moderati che sia totalmente inaffidabile. Prima fa la mossa su Bonafede e poi non la rispetta, ora fa la mossa su Salvini e vedrete che o la rispetta o non la rispetta, questo è in funzione del suo interesse finale. Insomma, se, il solito Renzi, verrebbe da dire. Ovviamente in maniera scontrosa il Fatto Quotidiano titola Renzi, il palo della banda Salvini. Ah, la banda non mi sembra che sia quella di Salvini, perché era ministro degli interni, e Renzi che sia da palo, posto che l'altra volta invece ha votato per il processo, non riesco a capire come venga. Sia Tito su Repubblica, sia Travaglio, ma la stessa Verità, mettono in relazione il fatto che Salvini ieri l'abbia scampata in commissione, cosa che non vuole dire nulla, con le intercettazioni che stanno emergendo dei magistrati, che fa vedere, ve ne ho parlato tante volte a Quarta Repubblica, il verminaio, perché non solo i magistrati si procurano le carriere tra di loro, ma poi aiutano attori, attoruncoli, giornalisti, e poi hanno un rapporto con la politica per la quale la destra fa schifo, la sinistra, ci si può discutere. Questo è quello che esce. Oggi l'altra cosa che avviene è che riprende a scrivere di questa vicenda, anche ieri era successo, il giornalista del Corriere della Sera, Bianconi, che è uscito in un'intercettazione di Palamara, ovviamente non come intercettato, la Liana Milella di Repubblica invece è stata intercettata con Palamara, in grande confidenza, ma tutti noi giornalisti abbiamo grande confidenza con chiunque, quindi io non mi sento di sparare sui giornalisti che parlano in confidenza con persone che poi finiscono sui giornali, è il nostro mestiere. Ma comunque Bianconi oggi riscrive sul Corriere della Sera di Palamara, è lo stesso che Palamara, cioè il centro di tutta questa vicenda, aveva definito uomo dei servizi, vero o sbagliato che sia, questa è la sua dichiarazione. Ma insomma, poi sui giornali oggi non ci sono intercettazioni particolari, però io mi chiedo una cosa soltanto: il grande casino sta avvenendo nell'Associazione Nazionale dei Magistrati, si dimettono presidente, segretario, ma chi se ne frega dell'Associazione Nazionale dei Magistrati tutto sommato, perché si tratta di un sindacato. Io mi chiedo perché la volta scorsa, un anno fa, si dimisero 5 magistrati dal CSM, moderati, e oggi che sono stati intercettati e uscite intercettazioni di 2 di sinistra, questi 2 non si dimettono? Per il semplice motivo che se questi 2 si dimettessero cambierebbe la maggioranza del CSM, che deve eleggere tanti procuratori, e questo CSM di sinistra va bene, quello di destra non andava bene, tant'è che all'epoca Mattarella intervenne e oggi mi sembra che non intervenga. Comunque questo è il solito ragionamento all'italiana. Giuseppe Conte scrive la stessa lettera, una lettera, la mette al Fatto e al Corriere della Sera, ed è interessante come valutano diversamente la lettera nei titoli dei giornali, perché il Recovery Fund è il nostro
per il nostro paese, un titolo che non vuol dire nulla sul Fatto Quotidiano, un titolo un po' più, diciamo, interessante sul Corriere della Sera, perché dice cambiamo l'abuso d'ufficio, ma che forse a quelli del Fatto non sarebbe piaciuta la riforma dell'abuso d'ufficio. Oggi in realtà il Sole 24 Ore ci spiega che contro questo recovery fund di cui si dovrà discutere oggi ci sono i paesi dell'est che sono contrari, perché sono quelli appena entrati ma non hanno avuto il virus e quindi gli erode che pagheranno probabilmente a fondo perduto i paesi del sud. Oggi si decide anche su autostrade, vedremo se il governo troverà una quadra, come si suol dire, con Conte che vuol mediare e Renzi che oggi spiega sulla sua intervista che forse i Benetton potrebbero diventare azionisti di minoranza delle autostrade. Finalmente ci siamo tolti dalle palle le sardine! Così sembra dire il giornale, perché Del Vigo scrive che sono diventati baby pensionati, le sardine ridotte a corrente del PD, dice il Fatto Quotidiano. Ma vi ricordate quando noi parlavamo delle sardine, quando Sartori diceva che gli dovevo chiedere scusa? Eccolo un altro, come il sindaco di Forte dei Marmi, questi fenomeni che dicono che si deve chiedere scusa. Poi dopo ci rendiamo conto perfettamente che questi fenomeni in realtà 5 anni di zuppa non la sopportano sulle spalle, 5 anni che siamo insieme. Bene, doppio mandato, com'era la storia che i grillini sono diversi dagli altri? In realtà adesso hanno deciso che potranno fare un doppio mandato, cioè potranno fare anche 3 mandati, quindi la Raggi potrà ricandidarsi dopo che è stato una volta consigliere comunale, poi sindaco e per la terza volta, insomma, fare della sua vita la politica una unica professione, e così hanno deciso. Fantastico, anche questo non è che abbia grandissimo eco sui giornali. Poi il bonus bicicletta, vi invito tutti quanti, secondo i calcoli che oggi ha fatto il Corriere della Sera in una piccola colonnino, varrebbe soltanto per 480.000 italiani su 26 milioni di potenziali interessati. E allora che facciamo? Vogliamo aumentare il bonus bicicletta, che è monopattino, che è pari a 120 milioni. Allora io dico, mentre in Francia oggi c'è scritto su tutti i giornali che Macron mette 8 miliardi nel sistema automobilistico, noi come dei pazzi scriteriati mettiamo 120 milioni nelle bici e solo 100 nelle auto, peraltro bici e soprattutto monopattini fatti in Cina. Siamo dei pazzi scriteriati che viviamo soltanto nei centri delle città. Non è possibile che Macron dia un aiuto a Peugeot e a Renault, Peugeot nuova proprietaria di Fiat, di fatto a maggioranza nel gruppo Fiat, e noi con 3 stabilimenti della Fiat, con 50.000 persone che lavorano nell'auto, con tutto l'indotto, facciamo sì che le auto non si beccano un euro su quella che è la rottamazione, che servirebbe banalmente a svecchiare il nostro parco auto. Ma a loro gli fa schifo l'auto, a loro gli fa schifo il motore, loro vogliono le piste ciclabili. Toc toc! Prima pista ciclabile fatta, quella minchiata di Corso Buenos Aires e Corso Venezia, anche un bambino sapeva che era pericolosa, l'abbiamo fatto vedere a Quarta Repubblica, l'abbiamo detto in tutti i modi, ieri il primo incidente, era ovvio, e non è ancora, a parte gli ingorghi, a parte il traffico, tanto loro che gliene fotte, mai le biciclette, e soprattutto primo incidente ieri nella pista ciclabile. Bene, io oggi delle sardine ancora me ne voglio occupare, tra poco ve lo farò vedere con un pezzo di De Filippi che dovrebbe arrivare più tardi, e vi do appuntamento, come sempre, più tardi, con la zuppa, come sempre domani, e con altri pezzi sul sito nicolaporro.it. Ciao!